La ragione Maxpedia, siamo un collettivo che si occupa fondamentalmente di fare controinformazioni sui temi del lavoro e dell'antifascismo. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di inaugurare questo anno politico proiettando alcuni estratti del film che racconta le vicende di Fausto Iaio, un film prodotto in crowdfunding che ha riscosso un notevole successo. Abbiamo l'onore di avere qua con noi stasera il regista, in realtà l'autore, insomma, lo scrittore. C'è stato tutto un percorso che poi ha portato a questo film, che insomma farà delle introduzioni e spiegherà più nel dettaglio sia come è stato prodotto il film, sia le vicende. Abbiamo scelto questo tema noi del collettivo perché ci pare fondamentale anche oggi capire, ragionare e ricordare quelli che sono i nessi che collegano l'ideologia fascista e le organizzazioni neofasciste con l'apparato statale da una parte, la malavita dall'altra e in generale la classe dominante di questo paese che si serve appunto dell'ideologia delle organizzazioni fasciste per portare avanti i propri interessi. Quindi io lascio la parola a Daniele Biacchessi, farà delle introduzioni, poi naturalmente alla fine delle varie introduzioni e della proiezione, se ci saranno domande o considerazioni, insomma, ognuno potrà chiedermi la parola e sarà la mia accetto. Allora, questa sera vi faccio vedere solo dei pezzi del film, anche per rispetto per quelle centinaia, veramente centinaia e centinaia di persone che per due mesi hanno finanziato un progetto, come si dice, di fiducia, cioè hanno finanziato sulla fiducia che questo lavoro dovesse essere qualcosa di nuovo, innovativo dal punto di vista tecnologico e di nuovo anche dal punto di vista della narrazione. Io sono partito da un concetto che è quello che viene espresso proprio nel titolo del film, il sogno di Fausto Iaio. Invece di realizzare un docufilm, cioè una trasposizione delle indagini o delle controinchieste che io stesso ho fatto insieme ad altri giornalisti in tutti questi anni sulla morte di Fausto Iaio, mi sono chiesto e se al di là della morte di Fausto Iaio, cioè al di là della morte di due ragazzi, due compagni, si fosse generata una narrazione che avesse, diciamo, rotto ogni barriera del tempo. Voi sapete che la memoria è cosa importante, però se oggi noi non facciamo memoria viva, cioè se non trasferiamo questa memoria alle nuove generazioni, rischiamo che queste storie diventino storie importanti, ma storie che in qualche modo muoiono con le persone, ma muoiono anche con le stesse ingiustizie che dietro a queste vicende, a tutte queste vicende, perché per tutte le morti, non solo quelli di Fausto Iaio, non c'è stata una giustizia. Quindi non sono partito dal libro, che era un libro del 96, che era un'inchiesta mia, che poi è stata ristampata, riscritta più recentemente, nel settembre del 2015. Certo, voglio dire, la parte dell'inchiesta, della ricostruzione dell'omicidio, quella era la base su cui partire, però volevo arrivare ad un momento in cui tutte le persone che c'erano quel giorno, il 22 di marzo del 1978, al Carroretto, cioè davanti alla chiesa del Carroretto, 350.000 persone, una moltitudine. Io sono partito da lì e mi sono chiesto,
dove sono finite tutte queste persone? B, dove sono finiti i loro sogni e le loro speranze? C, perché era importante farle rivivere e farle ricostruire attraverso un'idea, cioè un'idea che era la speranza e che è la speranza di cambiamento che tutte quelle persone avevano e che oggi certamente ancora hanno, o forse molte di loro si sono perse nei meandri della vita anche quotidiana, molte di quelle persone non ci sono più. C'è stato un momento nella realizzazione di questo film, poi vi spiego chi ha lavorato, perché io sono il regista, sono quello che ha messo insieme tutte queste storie, tutte queste anime, queste belle anime di arte, di musica, di teatro, di cinema, di illustrazione, di tecnologia che ci sono nel nostro paese e che quando tu le chiami, le metti insieme, scopri che ci sono. Dopo le devi far lavorare tutti insieme come fosse un'unica voce, e questo è stato il mio compito. Quindi io sono solo la voce di un progetto molto più ampio, molto più grande di quello che rappresenta, diciamo, qua. Ma quando uno dei più grandi fotografi italiani, Giuliano Lucas, mi ha telefonato dicendo: guarda, guardando nel mio archivio ho riscoperto che nelle tante fotografie, io c'ero quel giorno, avevo scattato anch'io delle fotografie, ed erano delle fotografie che avevo scattato con una vecchia macchina fotografica Nikon, quella di una volta. Stiamo parlando del più grande, comunque uno dei più grandi fotografi. Io te le do queste fotografie perché so che queste fotografie finiranno al sicuro, no? Come non le do a chiunque, le do al sicuro, le metto al sicuro perché vanno lì. Ora dico delle cose tecniche che magari i fotografi conoscono. Cioè, voi sapete che uno scatto fotografico ha un peso, ci sono fotografie che tu puoi salvare in JPEG e sono 32-34 KB, invece ci sono delle fotografie che hanno 30, 40, addirittura 50 MB, ma ha mandato queste robe enormi. E quando, come si dice in gergo, queste fotografie vengono tirate, cioè quando tu le allarghi, e quando tu però non allarghi soltanto, come se io scattassi questa fotografia, ma voi non siete in 100 o in 70, metti che voi siete in 300.000. E allora io come faccio a estrapolare i vostri volti, a tirare via i vostri volti? Gli occhi, le facce, i volti, le mani, le lacrime, l'espressione di disgusto, di rabbia, di indignazione, di incazzatura, ma anche le speranze che ancora anche in quel momento vivevano. In tutti quei volti mi sono reso conto che c'era la grande forza del cambiamento. E allora ho detto, ecco perché bisognava fare un film che partisse dalle immagini ma che arrivasse a qualche cos'altro. Ora, al sogno di Fausto Aglio ci sono arrivato dopo tanti anni di spettacoli teatrali, di narrazione, di racconto. Ma ci sono arrivato soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni, quando con uno spettacolo a cui tengo molto, dedicato al padre e alla madre di Tiziana Pesce, che è qui con noi e sono molto contento, fatelo un applauso. Giovanni e Di Noli, continuo a dirlo perché è importante, insieme, questa idea che doveva essere un libro, poi era diventato uno spettacolo, poi avevamo deciso di fare un tour, poi doveva essere un tour in cui eravamo solo io e i gang, poi dopo oltre i gang ho imbarcato Gaetano Liguori, poi dopo Gaetano Liguori a un certo punto, un anno dopo, è arrivato un signore chiamato Giulio Peranzoni, che vedrete, cioè
il fulcro, diciamo, anche di questo lavoro. E un giorno mi ha telefonato e mi ha detto: oh, sono tornato da San Francisco con un programma incredibile, lui è un illustratore, di mestiere fa l'illustratore per Zanicchieri, per Bruno Bondadori, che disegna i libri per i ragazzi, per farli intendere, per mangiare. Cioè, però ho visto che attraverso questo programma lo spazio delle prospettive, no, dell'illustrazione, noi, lavorando seriamente con questo tipo di tratto, noi distruggiamo ogni tipo di barriera, cioè così come abbiamo conosciuto il cinema fino adesso, il cinema, no? Se io avessi qua una macchina da ripresa, avrei un carrello, porterei un carrello, no? Cioè non c'è più il carrello, via, basta, cioè via, carrello. E però, attenzione, lasciando via i carrelli, lasciando via tutte queste telecamere, diminuivano sempre di più i costi. Cioè, mi rendevo conto che il cinema, così come l'abbiamo visto, anche il grande cinema, era condensato di una quantità di costi che con questo tipo di tecnologia avevano completamente abbattuto, avevano completamente distrutto ogni tipo di... Infatti probabilmente, non so, produttori cinematografici, per come li abbiamo visti fino adesso, magari non sono molto contenti, no, di questo tipo di opere, però io sono invece sì, perché già con Giovanni Enori, che era uno spettacolo, cioè l'ho ripreso uno spettacolo teatrale, quindi realizzato con vecchie tecnologie, con quelle che io oggi considero ormai vecchie tecnologie, cioè telecamere e qualsiasi tipo di spazio cinematografico come noi lo abbiamo visto fino adesso. E che nello spazio invece virtuale avremmo potuto costruire un mondo che neanche qualsiasi, anche la più grande telecamera più costosa del mondo sarebbe mai riuscita ad arrivare. Era solo una questione di mano, era solo una questione di riuscire a trovare il tratto per poter punteggiare questo tipo di spazio e per poterlo allargare fino all'infinito. Questa cosa era chiara per il film di Giovanni Enori, che ha fatto una campagna di crowdfunding che è andata bene e che ha mandato comunque circa 400-500 DVD, più spettacoli, più i DVD venduti agli spettacoli, una cosa bella e importante. E poi successivamente con la trasposizione dal mio libro I Terni Etici, cioè la storia di un nonno, che poi era mio nonno, che raccontava ad un nipote, che poi ero io, a Montesole, in provincia di Bologna, a Mazzabocca, la storia della strage di Mazzabocca, la strage dell'orrore del 44, della lunga notte buia del 44, delle lunghe strage che poi non hanno avuto giustizia. Lì invece non c'erano più le telecamere, lì abbiamo lavorato solo ed esclusivamente su due elementi, più uno. Illustrazione con questa tecnica che si chiama live digital painting, voce narrante fuori campo e musica. Nel sogno di Fausto Iaio gli elementi sono centinaia, perché sono arrivate le fotografie, ma le fotografie viste così non bastavano, perché la potenza dello spazio virtuale, non so se riesco a spiegarlo, cioè a poco comunque lo vedrete, della prospettiva dell'illustrazione era talmente forte, potente, cioè arrivava una roba talmente potente, che le fotografie, per quanto straordinarie anche dei più grandi fotografi, erano nulla a confronto di quella roba là. E quindi dovevamo prendere questa vecchia tecnologia fotografica, cioè delle immagini eccetera, e in qualche modo incanalarla verso quel tipo di innovazione tecnologica. E poi ci abbiamo messo la musica, ovviamente, la musica del film, sono musiche originali di Gaetano Liguori, uno dei più grandi pianisti di jazz italiani, dei Gang, di Massimo Criviero, di Andrea Sabone,
E poi dovevo ricostruire l'ambiente. Allora l'ambiente è dentro sentirete gli Area, sentirete gli Stormy Six, sentirete Crosby, Stills, Nash & Young, per chi vedrà il film, il Grateful Dead di Jerry Garcia. E poi le voci dovevano essere fuori campo. Perché? Ho pensato che in un mondo come questo, mediatico diciamo, dove c'è la foga nell'apparire, di essere protagonisti, la sottrazione, io, Giulio Cavalli, Renato Sarti, Stefano Paiuso, Chiara Di Mello, Enrico Pesce, centinaia di voci, Gino Martitelli, anche persone che si sono, Ugo Bella, che hanno, si sono adattate a questa storia. Erano fuori, non apparivano, non c'era la loro voce, sentiva la, non c'era la loro faccia, si sentiva solo la loro voce. La sottrazione procurava una enorme moltiplicazione. E questo è era il lavoro, diciamo, che dovevamo fare. Infine c'è stato il lavoro produttivo. Dentro nella piattaforma di Vitrali, specializzata in progetti culturali, hanno finanziato circa 350 persone. Per me era finita, invece il problema è arrivato dopo. Quando ho detto, beh, adesso è finita, se volete prenotare il DVD, diciamo che ad oggi ci sono state 1250 prenotazioni. 150 compositori. Ok? Poi ho convinto Baldini e Castoldi a fare un'operazione importante, nel senso che gli ho dato la possibilità di ristampare nuovamente il libro. Ma voi sapete che purtroppo il libro più il DVD quando va in libreria non vede niente, cioè non ha, purtroppo non so per quale motivo, però il libro più il DVD non funziona. Allora con Baldini e Castoldi ho pensato, ma proviamo a vedere se facendo un'operazione un po' all'incontrario, cioè esce il libro però con la copertina del DVD e in terza di copertina mettiamo dentro il DVD, qualcosa succede, no? È un libro di un uomo un po' buono. E poi la quantità incredibile di proiezioni. Quindi il problema non era soltanto produttivo, era quello di dimostrare che nonostante tutto si poteva andare in giro per l'Italia e proiettare questo film per migliaia di persone. Indipendentemente dalle sale cinematografiche. Io ero in trattativa fino a qualche giorno fa con la Bottanco di Berlo, bravissimo. Che mi avrebbero portato in qualche sala, a qua e là, quelle sale, no? Un po' di ripiego. E mi sono chiesto, con 112 proiezioni prenotate a 2017 ad oggi, io non so quanti produttori cinematografici oggi in Italia partono con 3 mesi prima, con 100+ proiezioni già prenotate, già fatte, cioè io vado con la chiavetta come stasera, e faccio come stasera, tutte parti. Ho fatto tutto questo per due motivi essenziali. Primo, è evidente, che è proprio quello che ho spiegato. Non volevo che questa storia e il suo sogno morisse col tempo. Mi sono accorto che le opere artistiche in generale, teatrali, cinematografiche, eccetera, eccetera, riescono a dare tempi più lunghi alla memoria. La storia, per esempio, di Giovanni Einaudi è questa. Cioè dare tempi più lunghi a delle storie. Cioè, perché le storie, più passa il tempo, più muoiono. Per Alice di Fausto Jalli stiamo parlando di una storia di 38 anni fa. Quindi è una storia anche recente, più
figurandoci delle storie più passate, quelle della Resistenza, o delle storie appunto della guerra civile in Spagna, di pagine straordinarie importanti da noi. L'altro motivo è quello di dimostrare che si può fare. Dimostrare che se tu credi in un progetto, credi fortemente ad un progetto e trovi intorno a te una comunità di persone che sono cittadini, che potrebbero anche tranquillamente non. Il conto è dire, ah bravo, una pacca sulle spalle, il conto è anche prendere una carta di credito e metterla dentro in un progetto del genere, una storia diversa, Tutti sono buoni a dare le pacche sulle spalle, ma a finanziare il progetto per intero come si è fatto questo, diciamo che è una sfida veramente notevole. E c'è un terzo elemento che non nascondo, che è quello anche di dimostrare che c'è la possibilità anche di raccontare delle storie sporche, delle storie finite male, delle storie che c'erano ancora oggi, dei grandi interrogativi, dei grandi misteri. E non vi escludo che quando nel 1996 dedicai 70 pagine dell'edizione di un primo libro a un signore chiamato Massimo Carminati, che è stato poi arrestato, maggiore indiziato per l'omicidio di Fausto Gaio, arrestato nel 2014, nel 2 dicembre, quello famoso, diciamo, con le mani, no, in alto, eccetera, detto era cercato, che oggi tutti parlano malissimo, no, ovviamente, di lui, però per molti anni, quando tu andavi in giro a Roma e riuscivi a camminare, tutti avevano paura, perché erano molto potenti. Io scrissi chi era, scrissi che era un uomo di collegamento con i servizi segreti, che era un uomo che aveva fatto favori ai capi del SISMI di allora, che aveva avuto parte a un gravissimo depistaggio successivo alla strage della stazione di Bologna, che era stato indagato e processato e poi assolto per l'omicidio di Minore Corelli insieme con Andreotti Vitalone, cioè che dietro ad una storia che sembrava una storia di due ragazzi, di due compagni qualsiasi, ce l'aveva invece qualcosa di diverso, perché due giorni prima del loro omicidio era accaduto qualcosa di molto importante, che era stato il rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. C'è una parte di questo film che non vi faccio vedere, e che però spiega tutto, non vi faccio vedere perché sono, spiega molto. Una ve la faccio vedere, che spiega molto, però spiega una metafora. E poi invece c'è una storia che è quella dei cerchi concentrici, per cui la teoria, diciamo, cosiddetta dei cerchi concentrici, per cui non è che l'onorevole X telefona a capo dei servizi segreti, dice vai in piazza Fontana e metti una bomba. Succede che cerchio più alto, si dice, il paese va alla deriva, i comunisti vanno al potere, c'è una crisi economica, qualcuno al secondo cerchio comincia a dire vabbè, ma noi cosa possiamo fare? Si va avanti fino all'ultimo cerchio, al cerchio tra virgolette operativo, in cui qualcuno dice va bene, allora ci pensiamo noi. E poi succede quello che succede, una bomba in una banca, una bomba dentro una stazione, dentro un treno, nel cestino dei rifiuti di Piazza della Loggia. Però cosa succede? Che quando tu vai alla fine dall'onorevole Ice, dici sei stato tu o quello che hai detto, no, a essere il mandante della strage di Piazza Fontana, lui ti dirà di no, dice poi, ma tu sai che è funzionato così.
c'è stato un cerchio fino all'ultimo cerchio concentrico, che è quello operativo, che è quello che decide di fare lavoro sport. E lavoro sport è stato fatto anche via Mancinelli, oggi lo possiamo dire dopo 38 anni. Decido di Forza degli Angeli, non decido di Stato. Certo, come diceva Pierpaolo Pasolini, poi lo vedremo, secondo noi, a nostro modo, io so ma non ho le prove, so le notizie. Però io so perché ho messo in fila tutti i fatti. Ma questo non solo perché sono un intellettuale, uno scrittore, un giornalista, come diceva Pasolini, ma oggi con l'era di internet possono fare tutti. Non basta soltanto che apra un attimo, un minimo, la sua coscienza e cerca di mettere insieme i fatti, capisce che le cose sono andate per lì. Certo, poi nessun tribunale ti dirà mai che le cose sono andate per lì. Il sogno di Fausto Iaio ce lo vediamo all'inizio, i primi 13 minuti. Buona visione, buon ascolto. Buon... Puoi veramente immaginarti la strada, la ricostruzione, anche puntuale, no? E c'è un altro punto che qua magari vedremo forse meglio, è come dalle fotografie, come da una fotografia, ma anche in altissima definizione, tu puoi passare dal disegno e puoi ritornare alla fotografia con un praticamente non batti balena, pochissimi secondi. Adesso io farei vedere un pezzo da un minuto, molto breve, un pezzo molto commovente, che è quello, diciamo, dei funerali. Ai funerali, 22 marzo del 1978, 350.000 persone, qui vedrete delle facce, dei volti, sono anche dentro dei particolari abbastanza strani che sono venuti fuori quando si prendevano le fotografie e si riportavano al disegno, perché le facce delle persone, i volti delle persone cambiavano, vedevi delle cose dentro i volti delle persone che la fotografia non riusciva a vedere, è incredibile, ma così il disegno riusciva a portare un'espressione ancora più forte, ancora più lucidale anche di tutti i nostri dubbi, di tutti i nostri perché. Vedrete in questo breve pezzetto i volti di un gruppo di quattro o cinque ragazzi che avevano avuto tutti insieme la mia età di oggi, meno 80 anni, però sono molto giovanissimo, e dentro quei volti io ho riconosciuto veramente tutte quelle espressioni di un'intera generazione, questo dubbio che permane sulla morte di due ragazzi, ma anche sul fatto che tutti dicevano una cosa importante, poteva toccare anche noi, potevamo essere anche noi lì in quel momento. Funerali. Primo. Sì, poi anche quello. Esco fuori da questa idea, no, di regista o di attore o di scrittore, e mi visco alle emozioni di tutte le persone, perché quel giorno c'era un film. Quel giorno ero anch'io, tra tanti ragazzi, tra tante persone, ero una di quelle ragazze con questo momento così, no? questa espressione di dubbio, che sta dentro in tutto quello che noi vivevamo. Chiudo questa parte di anticipazione con invece una delle... Guardate, vi faccio vedere prima una cosa
che dura veramente talmente poco, che però è veramente importante. Beh, io mi sono chiesto, ma chi devo far fare a uno dei più grandi registi di teatro italiano, cioè Gabriele Bacis, cioè uno dei più grandi registi di teatro assoluto, a fare questa dichiarazione così? Un giorno mi ha telefonato e mi ha detto, visto che stai facendo il film, guarda, ho registrato una cosa perché dentro questa testimonianza che ti voglio dare, e che è anche l'unica testimonianza visiva, cioè in cui qualcuno degli attori, diciamo delle voci fuori campo, parla riprendendosi, vi farei vedere Bacis, dura poco, australiano Bacis. No, è Bacis, ecco. Sentite cosa dice. Km. La 500 con 4 passeggeri a bordo. Ma detta la Gabriele Bacis, cioè da uno che poi da queste storie, di altre storie le ha raccontate, le ha messe in scena, ha inventato dei format appunto, come è stato marito tantissimi anni fa. Vi dà la cifra di che cos'è questa vicenda di Porto Chiaro. Cioè, io che pensavo fosse un attore molto mio, lo è, molto cioè radicato, cercava di storia per cercare di fare il fatto della vita. E invece no. E invece c'è un pezzo di questo paese e anche oltre, perché sono arrivati richieste di proiezioni in Francia, Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Barcellona, Madrid e moltissime altre parti d'Europa. E questo fa capire che certo erano italiani che si erano spostati da altre parti. E però la vita era cambiata, gli anni erano passati, però questa storia gli era rimasta dentro. Ed è per questo che chiudo veramente con Io soli per Paolo Pasolini. Ora, Io soli per Paolo Pasolini, voi sapete che non è un pezzo di teatro, ma è, non è neanche un pezzo letterario, ma è un editoriale che esce il 14 novembre del 1974 nella prima pagina del Corriere della Sera. Fate la cifra, diciamo, cosa sono oggi i giornali, cosa sono oggi i giornalisti, cos'erano i giornali di allora, sotto la direzione di Piero Ottone. Sotto la direzione di Piero Ottone, Pierpaolo Pasolini scrive le parole di Jusson, che è dedicato naturalmente principalmente alla strage di Brescia e dell'Italia, che erano avvenute poco prima, ed è il suo modo, il suo contributo, il suo modo di contribuire alla ricerca della verità. Questo Io so, oggi sono passati 43 anni e oggi possiamo dire che noi sappiamo. Il pezzo sotto che sentirete sono Io e i gang, una sera, l'unica volta che abbiamo fatto questo Io so, era un festival nelle Marche. A un certo punto io avevo portato un po' di testi miei, varie cose, di tanti spettacoli professionali, però siccome c'era tanta gente, era una di quelle serate, come si dice, che partono bene e finiscono ancora meglio, dove eravamo molto, diciamo, carichi, e allora abbiamo deciso di fare Io so per la prima volta, così, con i gang dietro al completo, che suonavano come delle bestie, come sanno fare, e con le immagini e le illustrazioni Giulio Perazzo, Australiano Pasolini. Ecco.
responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna del 74. Io so i nomi del vertice che hanno manovrato sia rotto i vecchi fascisti, i reattori di Gotte, e sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi e poi gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi di quelli che hanno gestito le due differenti asseposte fasi della tensione. Io so i nomi del gruppo di potenti che con l'aiuto della CIA e il secondo ordine dei governi greci e poi della mafia hanno creato una crociata anticomunista per trappolare il 68 e poi in seguito, sempre con l'aiuto della CIA, fino ad arrivare a costruirsi una virginità fascista. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni, assicurato la protezione politica a vecchi generali, a giovani neofascisti, anzi neonazisti e infine a criminali comuni. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro dei personaggi storici come quel generale della forestale che operava giù a Città di Castello mentre i boschi italiani bruciavano, o dei personaggi comici greci o puramente organizzativi come i generali dei servizi segreti. Io so i nomi delle persone serie ed importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le atrocità fasciste. Io so tutti questi nomi, so tutti questi fatti attentati alle istituzioni stragi di cui si sono resi un potere. Io so, ma non ho le prove, non ho nemmeno il tizio. Io so che sono un intellettuale, uno scrittore, uno che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto quello che se lo scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa oppure che si tace e che vuole da fatti anche lontani e che mette insieme pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico e che ristabilisce la logica da dove sembrano vegliare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Io so